poi. Quante volte avete fatto un regalo scontato o banale non all'altezza della situazione? Mia moglie ha dei gusti davvero difficili. L'ultima volta me la sono cavata con un buono da 5.000 euro per fare shopping online. Ma stavolta non sapevo davvero cosa fare. Potrebbe provare con un buono da 6.000 euro. Ma da oggi niente più facce deluse. Stiamo per presentarvi il regalo rivoluzionario che farà impazzire le vostre mogli: l'adozione a distanza. Ma la smetti di mangiare queste cose? Zitta. Ascolta qua, così magari la pianti cosa sarà del terzo figlio. Quindi potrò adottare a distanza un bambino tutto mio? Di colore? Vabbè, ma dai, ma che cosa vuol dire di colore? Che cosa siamo noi, trasparenti? Vabbè, tu no. Devo ammetterlo, all'inizio ero un po' preoccupata. Un altro bambino? Ne abbiamo già due e la casa è così piccola. La mattina per andare in bagno c'è più traffico che in tangenziale all'ora di punta. Ma poi, fortunatamente, mio marito mi ha spiegato che il bambino è adottato a distanza. Io, questa cosa qua è geniale. No, senti, Giamma, cioè ActionAid lo fa da anni e in modo ben più serio di sti due. Direttamente da casa tua, in piena comodità e relax. Basta un clic. Oh, it's very che meraviglia. Adesso dal parrucchiere potrò vantarmi con le altre che pensano solo a farsi belle. Io invece sono anche buona. Così si fa, belli fuori ma anche dentro, con dei valori. Senti, questi qua sono due cialtroni, Giam, ma cosa stai dicendo? Poi quella lì dovrebbe cambiare parrucchiere. E poi, so che non si rivela mai il costo di un regalo, ma per adottare un bambino a distanza bastano 82 centesimi al giorno. Really? Allora lo regalo anche a mia sorella. E tu, cosa stai aspettando? Regala anche tu un'adozione a distanza. E in omaggio? Due federe e un piumone! Yeah! Dai, basta! Ma no! Ma no, ma davano anche gli omaggi! Ma basta, ma già, ma quelli lì sono due cretini! L'adozione a distanza è una cosa seria! Ma che dice niente? L'unica cosa buona che hanno detto è che è un bellissimo regalo, sia per chi lo fa che per chi lo riceve. Certo. Anzi, facciamolo seriamente. ActionAid lavora in più di 40 paesi tra Africa, America Latina e Asia per garantire ai bambini cibo, salute, istruzione e l'accesso ad altri diritti fondamentali. Adottando un bambino a distanza non aiutate solamente lui, ma anche la sua famiglia e tutta la sua comunità. Ad esempio, potete garantire il diritto all'istruzione a tanti altri bambini come lui. Lei. Lei. È una lei. Ho capito, lei. Sai che però mi hai fatto venire un brivido? Ah sì? Per un attimo sei sembrato una persona seria. Quando si parla di bimbi io sono serissimo. E poi parliamoci chiaro, che ti permette di fare un regalo adatto ad ogni occasione con solo 82 centesimi al giorno, ma neanche un caffè. Ma infatti, ma basta caffè, che poi ti si alza la pressione. No, nel senso che inizia ad avere una certa già, ma... Per forza poi che ce lo danno a distanza al bambino, sennò come fai a correre dietro tre bambini? Sai che sto pensando anche di avere una moglie a distanza? Africana? No, no, bergamasca. Vai, a distanza. No, ma guardate che bella che è la nostra Ivy! Peccato che ha sto broncio perché ha saputo che ad adottare a distanza siamo stati io e te. Ci piace lo stesso.